Salve a tutti gli amici di RadioDelCapo.it. Oggi continuiamo il viaggio all'interno del mondo della banda. Abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi il maestro della banda di Conversano, Schirinzi di Gonzo, maestro Angelo Schirinzi. Buonasera, maestro. Buonasera, buonasera a tutti gli amici di Radio del Capo e Allora, soprattutto a tutti gli amici salentini. Innanzitutto cominciamo a vedere la situazione attuale, okay? Come stanno adesso le cose, maestro? Se c'è almeno per luglio uno spiraglio che quantomeno la banda in cassarmonica si possa vedere o no? Allora, sembrerebbe che qualche spiraglio c'è, ma chiaramente non dipende solo dalla nostra volontà. Noi vorremmo tanto riprendere le nostre attività. Il guaio è che in questo momento siamo costretti ad essere fermi. Sembrerebbe che la Regione Puglia stia spingendo in questo senso, uso incondizionale perché al momento di ufficiale non abbiamo nulla. Emiliano, la Capone dicono che vorrebbero, vogliono che le feste patronali possano ripartire, ma in questo momento non abbiamo nessun dato ufficiale. E chiaramente questo poi è aggravato un attimo dal fatto che in ultima istanza è vero che la Regione Puglia può dare delle indicazioni per quanto concerne il riavvio delle feste, delle sagre, delle feste patronali, ma non dimentichiamo che in ultima istanza sulle feste patronali decidono i vescovi. E Ok. quindi io spero che tra la Regione Puglia e i vescovi pugliesi e la Conferenza Episcopale Pugliese ci sia stato, ci sarà qualche confronto a tal riguardo, altrimenti credo che in qualche modo stiamo parlando di aria fritta. Certo, se, come dire, l'autorità religiosa e l'autorità civile non si incontrano, è logico che poi non si decide Io nulla, poi non si decide. credo proprio così, cioè da parte nostra, da parte di tutti noi c'è la buona volontà, da parte delle istituzioni civili probabilmente in questo momento sembrerebbe che c'è la volontà, il desiderio di far ripartire anche questo comparto. Ma poi bisogna vedere i vescovi cosa pensano al riguardo e se sono messi a loro volta nelle condizioni di poter, come dire, anche loro far ripartire tutto quanto. Quindi credo che sia una situazione, diciamo, un po' complicata, ma che se si vuole si può bloccare, questo non c'è dubbio, dato che sembra che le cose, i dati, i contagi, per fortuna stanno calando notevolmente, poi in Puglia. Devo dire che siamo messi bene a questo proposito, quindi con qualche precauzione, con tutta una serie di protocolli che si possono mettere in atto, ma io penso, pensiamo che qualcosa si possa fare. Volevo fare una domanda. In questo il clima di incertezza è arrivato a partire da marzo. Lei sa Certo. benissimo, lo diciamo più che altro per chi non è magari dentro determinate dinamiche, che gli organici delle bande si decidono già alla fine della stagione precedente. Sì. Quindi, diciamo così, gli investimenti già a marzo sono già fatti. Però volevo chiedere questo, maestro, vi state riunendo comunque per qualche prova o comunque l'attività musicale interna alla banda è ferma? Anche No, è perché fermo. prima di oggi era difficile anche lo spostamento tra regioni, sappiamo benissimo che c'è anche un movimento in Calabria, ci sono dei bandisti che vengono a suonare per bande pugliesi. Certo. No, ahimè, le prove sono state sospese, considerato che al chiuso non si poteva far nulla. Adesso sembra che all'aperto qualcosina si possa fare, ma all'aperto fino a poco tempo fa era impensabile anche poter fare delle prove anche dato il clima e quant'altro. Quindi
cominciato da febbraio a fare i sinonimisti qualche volta, abbiamo fatto delle prove così, così come facciamo sempre. Quindi adesso bisognerà rimettere in moto e quindi riprendere gli allenamenti, no? Tra virgolette, come avviene per il calcio, credo che sarà importante anche per noi fare questo. Ma con le nuove disposizioni qualcosa si potrà fare. Il problema è capire se ci sarà la possibilità, sì o no, di poter fare effettivamente dei concerti, delle feste patronali. Quindi se ci sarà la possibilità, rimettere in fila tutto quanto, diciamo, si fa subito. Caso contrario è quasi inutile. A livello di organico non ha cambiato niente per adesso, cioè diciamo, soprattutto per quanto di solisti, diciamo così. No. L'organico è lo stesso, i solisti altrettanto, quindi aspettiamo solamente che qualcuno ci dia un dato e a quale condizioni. Ci potrebbe essere la possibilità che le bande sono nelle feste patronali. Ci potesse essere magari un'apertura per qualche cerimonia magari pubblica, ecco, magari anche le istituzioni potrebbero magari aiutare questo movimento. Ma certo che può essere, sarebbe così. Guardi, io le dico una cosa, che anche non, ma un po' tutte le bande da giro nel corso della stagione, non ci limitiamo solo alla partecipazione alle feste patronali, spesse volte ci capita di poter fare i concerti, di partecipare a delle manifestazioni extra feste patronali. Quindi certo, se ci sarà la possibilità da parte di alcune istituzioni invitarci a fare dei concerti, perché no? Quindi potrebbe essere probabilmente sarebbe un aiuto importante in questo momento, dato che anche se le feste patronali dovessero ripartire, ma dubito che tutti potranno organizzare, quindi molte feste, ahimè, non si potranno fare perché non ci sono i tempi tecnici, perché è tutta una serie di... Quindi quel lavoro che perderemo con le feste, in qualche modo si potrebbe recuperare attraverso alcuni concerti, manifestazioni di altro genere. Perché no? Se ci si esibisce in palchi un pochettino più grandi rispetto alla Cassa Armonica, anche il discorso sicurezza potrebbe essere soddisfatto. Certo. Le volevo fare una... Prego. No, dicevo, sarebbe davvero una cosa importante dal mio punto di vista. Le volevo fare una domanda, perché soprattutto nelle ultime due puntate che abbiamo fatto in questo viaggio nel mondo della banda, diciamo così, è venuta fuori un po' la confusione fra banda da giro e associazione musicale. Ecco, ci potrebbe spiegare lei la differenza e come la vede questa differenza, se i due mondi poi possono collaborare, visto che a quanto pare non stanno in qualche modo collaborando, anzi un po' gli stanno dando la zappa sui piedi. Allora, per banda da giro cosa intendiamo? Intendiamo uno dei musicisti che per una parte sono musicisti che vengono assunti con dei contratti stagionali, no? Sì. Quindi sono musicisti professionisti che prestano la propria opera, sottoscrivono un contratto, quindi regolarmente lavorano sostanzialmente, e questo per una buona parte della banda. Poi ci sono dei liberi professionisti che prestano la propria attività saltuariamente, e poi ci sono giovani che studiano in conservatorio, che vengono in banda a fare esperienza, e anche a loro vengono riconosciuti dei rimborsi e quant'altro. Questa è la banda da giro. Poi ci sono altre bande, altre associazioni che
teoricamente a titolo del tutto gratuito effettuano delle prestazioni. Dico teoricamente perché così dovrebbe essere, se non con limitati ad alcuni rimborsi spese e quant'altro, ma poi in buona sostanza spesse volte così non avviene, creando anche spesse volte delle disparità tra bande, ecco, che lavorano e bande che invece svolgono la loro attività amatorialmente. Quindi andrebbe un attimo chiarita tutta questa situazione per mettere finalmente ordine in un comparto che negli ultimi tempi si è improvvisato completamente, quindi dando adito e possibilità di tutto e di più, quindi la cosa andrebbe un attimo rivista e questa può essere l'occasione giusta per rivedere tutto quanto, ognuno nei propri ruoli e nei propri compiti. Quindi la banda da giro può svolgere un'attività essenzialmente professionale nell'ambito delle feste patronali, quindi se la banda di paese, la banda toriana può svolgere un altro tipo di attività, sempre nell'ambito delle nostre feste patronali, ma senza andare a invadere il campo di quelle bande che invece producono lavoro. Certo. Devono in qualche modo potersi tutelare in tutti i modi possibili, altrimenti diventa una confusione che non è chiaro di cosa viene fuori. Quindi è una situazione un po' delicata e forse questo, ripeto, può essere il momento giusto per chiarire una volta per tutte i ruoli delle varie bande. Le faccio una domanda un pochettino difficile, ma secondo lei, no, per chiarire questi ruoli non ci vorrebbe magari un'istituzione un pochettino terza? Perché se parte l'iniziativa da uno o dall'altro, l'iniziativa non partirebbe mai. Secondo lei da chi dovrebbe partire l'iniziativa per rivedere un po' tutto il comparto? Allora, secondo me... Secondo lei. Allora, innanzitutto cominciamo a chiarire un aspetto. Una banda qualsiasi rappresenta un patrimonio storico e culturale di una comunità. In questo caso facciamo l'esempio di Conversano, no? Sì. Noi siamo Grande Orchestra di Fiati Gioacchino Ligonzo, città di Conversano, quindi tradizionalmente vogliamo portare avanti un patrimonio musicale, culturale, che non è nostro proprio, ma che appartiene a una comunità, alla città. E quindi in qualche modo l'amministrazione comunale dovrebbe farsi carico di tutelare questo patrimonio. Ora, discorso è, questo patrimonio come lo vogliamo tutelare? Amatorialmente o professionalmente? Cioè, professionalmente intendiamo mettere in piedi una banda che si avvale anche di professionisti al quale viene fatto sottoscrivere un regolare contratto stagionale e quindi grazie al loro apporto anche professionale la banda riesce, credo, in maniera più dignitosa, riesce a tutelare questo patrimonio. No? Non so se sono stato chiaro. Sì, chiarissimo. Poi c'è un'altra banda, una banda amatoriale, tra virgolette, che vuole portare avanti la storia e la cultura della propria città, ma in maniera meno professionale. Quindi dice, no, vabbè, noi di questi musicisti professionisti non ce ne vogliamo avvalere, noi limitiamo la nostra attività a quello che è il volontariato di tanti ragazzi, di tanti musicisti,
suonano per diletto e si vengono a divertire alla banda, noi pensiamo di tutelare questo patrimonio in questo modo qua, in maniera amatoriale. Sì. Amatoriale significa fare delle prestazioni senza percepire un compenso. Certo. Questo significa amatoriale, perché nel momento in cui invece una qualsiasi banda effettua una prestazione e percepisce un compenso, invece è chiaro che i musicisti che partecipano al concerto devono essere regolarmente assicurati, bisogna fare i contributi e quant'altro. Non so se sono stato. Ma quello, maestro, è quello un po' il problema, perché poi molti professionisti che hanno le doti per essere professionisti, poi magari si rifugia, tra virgolette, nel mondo amatoriale, perché. Lo so, io certo, noi sappiamo che purtroppo a me succede questo, anzi, negli ultimi anni succede sempre più spesso, ma non a caso le nostre bande da giro da un po' di anni sono in difficoltà, perché chiaramente il mercato è mutato completamente e noi invece continuiamo ancora ad organizzarci in maniera appunto organizzativa, artistica e fiscale in un certo modo, e quindi abbiamo enormi difficoltà in questo momento a portare avanti questo tipo di discorso, ma proprio perché c'è un'incertezza generale, c'è un'improvvisazione generale. Guarda, basterebbe che ognuno ritornasse a fare quello che crede di poter fare, cioè se una banda è amatoriale, a un certo punto vede l'intasto solamente un certo tipo di attività e naturalmente anche in maniera saltuaria. Un discorso amatoriale non può essere non possono essere prestazioni giornaliere, no, cioè un discorso amatoriale significa che nel corso della stagione uno riesce a fare, non so, 10 prestazioni, 15 prestazioni, ma senza percepire comunque nessun tipo di compenso. Sì. Quella è una prestazione amatoriale. Contrariamente, nessuno vieta a nessuno di fare concerti o quant'altro, però se devono fare concerti devono in qualche modo avere dei carte in regola fiscalmente per poter fare un lavoro del genere, e di questo si tratta, e questo è un lavoro. Quindi bisogna anche rivedere anche tutto il discorso appunto fiscale, contributivo, perché negli ultimi anni la figura del musicista barra bandista è stata anche dal punto di vista economico molto, molto bistrattata, nel senso che di un giorno di preoccupazione. Guarda, Michele, purtroppo questa è la conseguenza di un'improvvisazione negli ultimi, no, non voglio esagerare, negli ultimi 20 anni è avvenuto nel nostro ambiente. Cioè, prima nessuno si sognava di mettere su una banda e di immediatamente salire in cassarmonica e fare un concerto. I concerti in cassarmonica erano ad appannaggio solamente di quelle 10-15 bande, adesso non so, più o meno, che avevano le carte in regola non solo artisticamente, ma anche organizzativamente, fiscalmente, per poter fare dei concerti. Certo. Poi c'erano le bande locali, le bande del paese, invece si limitavano a fare servizi secondari. E fin qui tutto è andato bene.
Poi all'improvviso ci sono state delle associazioni, delle bande che hanno pensato di cominciare a fare anche loro dei concerti, delle feste patronali, quindi dei concerti in cassa armonica. Attenzione, legittimo, legittimissimo, però hanno cominciato a spacciare per un concerto amatoriale, Sì. quello che di amatoriale non era, creando, tra virgolette, una concorrenza sleale nei confronti invece di bande da giro, altre bande che erano, sono organizzate e strutturate in un certo modo. Spero di essere stato No, no, chiaro. chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. E Allora. questo a lungo andare ha prodotto una crisi del sistema e quindi il suonatore stesso purtroppo è stato vittima di questo andazzo, di questo modo di fare e tutto ha cominciato a prendere una piega che secondo me dovesse continuare ad andare avanti così, dubito che nell'immediato futuro continueremo ad avere le nostre bande da giro così come le abbiamo conosciute noi. Probabilmente avremo delle bande che si improvviseranno giorno per poter rabbattare un concerto, improvvisare un concerto, perché tutto sarà lasciato al caso. Invece, forse, mi sembra il modo più corretto e più consono per tutti, per la storia che rappresentiamo, per poter garantire occupazione, lavoro a tanti musicisti, sarebbe corretto invece poter strutturare le bande in un certo modo, chi vorrà farlo, naturalmente, e chi lo vorrà fare può organizzarsi e strutturarsi in un certo modo. Quelli che riterranno opportuno invece non farlo, possono rimanere a fare quello che vanno, ma devono fare delle prestazioni, devono limitarsi a fare delle prestazioni occasionali, cose molto più piccole, senza creare concorrenza sleale con invece altri. Ma così come avviene, credo, in qualsiasi tipo di comparto. Maestro, la voglio salutare con una frase che disse un giorno un mio amico che ha avuto esperienza di banda. Parlando un po' di questa situazione, mi disse: la banda potrà tornare, diciamo così, in auge se tornerà ad essere un fatto d'élite. Quindi, magari che non fa processione, poi dopo la processione di 2 ore mi metto a fare cassa armonica, eccetera, eccetera. Ma proprio fare il concerto soltanto in cassa armonica o palco. Magari lei è d'accordo con questa visione qua, che forse la banda deve, cioè, Chiaro, tra virgolette, limitarsi a fare certo. un prodotto veramente d'élite, ecco. Purtroppo, con il passare degli anni, molte cose si sono lasciate andare e quindi tutto è stato lasciato davvero all'improvvisazione, però effettivamente è così. Se noi pensiamo che il concerto della banda è una cosa seria, sotto tutti i punti di vista, allora è chiaro che vanno create le condizioni lavorative per poter effettuare un concerto in maniera seria e professionale. Ed È anche, impensabile scusa l'interrompo, poter fare. maestro, ed anche il lavoro del musicista deve essere poi considerato un lavoro serio, che da noi Ma purtroppo non è certo, ma considerato un certo. lavoro serio. Ma è chiaro, ma è la logica conseguenza, ma ci mancherebbe altro. Ma noi questo vogliamo fare, questo ci stiamo sforzando di fare ormai da tempo. Il problema è che, ahimè, siamo messi in una condizione dove pur di lavorare, a volte siamo costretti ad accettare condizioni e situazioni lavorative al limite proprio della decenza, no? Certo. Per esempio, no? Noi un problema enorme ce l'abbiamo proprio nel Salento, dove ci sono alcune feste, per fortuna
fortuna solo alcune, che hanno la consuetudine di terminare la festa a notte inoltrata. È più che una consuetudine. È più che una consuetudine, benissimo. Ora, di solito avviene in qualsiasi tipo di attività lavorativa che quando un operaio svolge un orario, fa un lavoro oltre il suo orario consueto, cioè, si riconosce lo straordinario, no? Nelle banche questo non avviene. Allora ci sono tutta una serie di anomalie che andrebbero riviste. Adesso non è che vogliamo dire che con la bacchetta magica domani mattina risolviamo. Però una cosa, maestro, una cosa la possiamo dire, però, che alla base di tutto ci vuole il rispetto tra le bande stesse, perché se non c'è il fatto che non venga riconosciuto lo straordinario, perché poi arriva l'altra banda / associazione di turno che dice che lo straordinario ne può fare a meno. È sempre il cane che si morde la coda. Ma è chiaro, certo, ma è naturale, gliel'ho detto prima, no? È chiaro, purtroppo noi siamo messi in una condizione dove o così o comì, perché se una situazione non l'accetta la mia banda, una certa condizione non è accettata dalla mia banda, probabilmente ci sono tante altre bande disposte ad accettare. Certo. E paradossalmente succede che chi accetta una situazione del genere poi sono bande che invece non hanno nessuna struttura né organizzativa né fiscale né quant'altro per poter effettuare quel tipo di prestazioni. Non so se riesco a essere... è chiaro, ma questo succede anche in tantissime altri settori, quindi non solo quello che davvero le cose andrebbero riviste in maniera profonda e a 360 gradi. Mi rendo conto che non è facile, non è semplice, però da qualche parte bisogna pur cominciare, altrimenti la vedo dura e dubito che a queste condizioni le bande da giro possano avere un futuro ancora roseo. Noi fino a questo momento ci sono poche bande da giro effettivamente strutturate che stanno sostenendo questo tipo di lavoro, ma non so fino a quando riusciremo a reggere una situazione che è incredibile, cioè lasciata tutta all'improvvisazione, tutto così, tutto andrebbero riviste veramente molte cose. Speriamo che comitati per un verso, la gente pure, le istituzioni per l'altro se ne rendano conto, certo, se vogliamo continuare a portare avanti, a tutelare un patrimonio. Se poi le istituzioni, i comitati, il popolo, la gente dirà: ma noi di questo patrimonio storico, culturale, musicale, lavorativo non ce ne importa nulla, e allora ognuno si assumerà la propria responsabilità, ognuno andrà per la sua strada, la sua via, appunto ognuno si assumerà la propria responsabilità. Noi ce la stiamo mettendo tutta, e non da oggi, per cercare di portare avanti questo patrimonio con il lavoro, ce la stiamo mettendo tutta. Speriamo di riuscire. Questa mazzata non ci voleva, questa situazione, questa emergenza non ci voleva assolutamente. Speriamo che la cosa si possa piano piano rimettere in piedi, ma credo che questa pandemia ci ha insegnato qualcosa, quindi adesso stiamo riflettendo, ci stiamo organizzando. E in futuro credo che alcune novità nel nostro comparto ci saranno, se le istituzioni ci vorranno ascoltare, naturalmente. Maestro, per salutarla le vorrei dare così, giusto a livello simbolico, ecco, la possibilità di salutare
tutto il suo organico, tutte le persone che ruotano intorno alla banda di Conversano. Ma certo, un carissimo abbraccio a tutti i miei musicisti con i quali naturalmente ci sentiamo costantemente, ma un abbraccio e un arrivederci ai tantissimi comitati, ma soprattutto appassionati di questo genere di musica che ci stanno aspettando sulle piazze di tutta la Puglia e non solo. Davvero. Quindi noi ce la stiamo mettendo tutta, speriamo di poter riprendere prima possibile, anche se sarà una ripresa parziale, marginale quest'anno, ma sicuramente poi il 2021 verremo fuori alla grande con grandi progetti musicali e non solo. Quindi speriamo bene, sono ottimista, io per natura sono ottimista. Ma con il sostegno e la passione di tutti, penso che ce la possiamo fare. Un grande abbraccio a tutti. Grazie maestro, grazie mille e ci vediamo nelle piazze, in Cassa Armonica sicuramente. Ma certo, io poi con il Salento ho un rapporto particolare, affettivo, non fosse altro perché le mie origini sono origini salentine, quindi Beh, il cognome è Salentino, eh sì, mio nonno era di Prefice, eh. era un bandista di Prefice, migrato a Conversano negli anni 20 con la banda, poi ha messo su famiglia e di lì è partita tutta una dinastia. Quindi io sono di origini salentine, ho ancora parenti nel Salento, quindi è con enorme piacere ogni volta che torno in Salento, per me è come ritornare a casa. Grazie mille del suo intervento, maestro, e di nuovo Grazie, ci vediamo e ci sentiamo presto. grazie a te e a quello che stai facendo con la tua radio per questo comparto e a tutela di questa grande tradizione musicale che è la banda. Spesse volte non ce ne rendiamo conto, ma viene bistrattata a destra e a manca, invece davvero è un grande patrimonio che andrebbe tutelato e preservato a tutti i costi. Quindi grazie, Facciamo il grazie a te, viva la possibile, banda. facciamo quello che possiamo fare, lo facciamo con piacere. Di nuovo ancora, saluti maestro, grazie mille. Grazie, grazie ancora, grazie.